Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma, lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia, voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo rope è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fare il bagno. No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Beh, italiani nel mondo ben svegliati, italiani nel mondo ben arrivati sul posto di lavoro, siamo giunti al 16 di novembre, la temperatura è qui a Varsavia molto vicina allo zero, spero che abbiate provveduto al cambio dei pneumatici, ne abbiamo già parlato, non degli o dei pneumatici o degli. A me resta sempre questo dubbio, nonostante questi anni sprecati all'istituto classico Niccolò Spedalieri, comunque avete capito, insomma state attenti perché soprattutto anche le gomme vecchie, e ne so qualcosa perché sulla mia smartina ho montato delle gomme che oramai frenano veramente poco e ciò non è veramente il top per la
per la sicurezza, quindi le gomme andrebbero cambiate almeno ogni 5 anni, almeno. Bene amici, ma non è di questo che vogliamo parlare quest'oggi, questo martedì. Ieri abbiamo iniziato a scaldare un pochettino i motori su determinate questioni, però la puntata di ieri delle Iene mi ha in un certo senso chiamato in in quanto originario siracusano ho assistito a un servizio fatto dal bravissimo dalla bravissima Iena Giarrusso, credo si chiami, quello con la barbetta nera, e credetemi, ieri c'era del materiale di qualità, finalmente televisione di denuncia come la gente vuole vedere, quindi non con lecchinaggi e quindi con una denuncia del sistema Siracusa che mi ha lasciato non più di tanto basito, perché io ho sempre detto che in alcuni comuni del sud, senza andare a arrivare alle regioni, alle province, c'è tanto di quello spreco, c'è tanta di quella casta, c'è tanto di quel marciume che la metà basterebbe. Salutiamo intanto il nostro cantante Jenna, giovedì va in onda di nuovo la tua sigla con altre tue canzoni, non vedo l'ora di vedere la puntata trasmessa. Stiamo parlando di Easy Biker, che diciamo è la nostra seconda casa. Comunque prima di divagare troppo, io vorrei ricordarvi un episodio che era accaduto forse un annetto fa, dove un parlamentare della regione Sicilia che conosco sin da bambino, Vincenzo Vinciullo, e lo conosce anche Cruciani, perché facevamo i tornei di calcetto insieme da ragazzini, lui è più o meno mio coetaneo, qualche annetto di più, il quale dichiarò: cosa pensate che è veramente dura sopravvivere con 11.000 euro lordi al mese? Eh sì, è dura, sai quanti matrimoni, sai quanti regalini devo fare. Ebbene, dopo tante controversie, credo di averlo mai proposto il contatto diretto tra i due amici e io, che insomma ascolto in qualità di amico di sia di Cruciani che di Vinciullo. Comunque non per io adesso destra sinistra, io sinceramente ho una visione delle vecchie ideologie politiche a livello comunale così un po' tassativa, nel senso che destra e sinistra magnano a piene mani e quindi le ideologie sono semplicemente una scusa per accaparrarsi questa o quella fettina di torta. Comunque, dopo la puntata, chi mi segue su Facebook troverà il contributo video del servizio delle Iene sul sistema Siracusa, che veramente fa accapponare i peli del cazzo, sinceramente, ma soprattutto mi fa indignare maggiormente quando poi parenti e parentucoli continuano a votare i cosiddetti partiti tradizionali. Io ho una visione: 5 Stelle, portiamo tutto al default, cerchiamo di azzerare diciamo il sistema casta per nel giro di 4-5 anni, nel primo anello, quindi quelli vicini, più vicini agli appalti, quindi tutto azzerato, tutto defaultato, e poi diciamo, dopo aver provveduto a questa pulizia del marciume, dei virus, del cancro che si è innestato nella nostra anche società lavorativa con appalti truccati e chi più ne ha più ne metta, cercare di avere un ricominciare da zero, così come ha fatto l'Islanda, così come hanno fatto migliaia di paesi, e tornare a selezionare le persone quantomeno oneste, che forse fino ad ora sono rimaste al margine della società, non per colpa loro. Ascoltiamo questo contributo. Siamo finalmente con Vincenzo Vinciullo. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Come stai, Vincenzo? Sto bene. Com'era da giovane Cruciani? Parliamo da cose serie, visto che eravate compagnucci di merende. No, che compagnucci di merende? Sì, più grandi. No, non eravamo assolutamente compagni di merende. Anche perché noi le merende le facevamo da sole, ma in compagnia. Quante donne ti ha fregato Cruciani quando era giovanotto? Cruciani era un ragazzo brillante. E adesso lo è rimasto. Te le ha trombate praticamente tutte, te le ha fregate tutte. Questo, ma no! Poi lui era il bello della compagnia, Cruciani. Ecco, no, quindi appunto, non aveva rivali.
Senti, caro Vincenzo, allora facciamo un po' di chiarezza. Quanto guadagni al mese? Allora, al mese la busta paga, comprensiva delle trasferte, dei viaggi e della tenuta della segreteria, dell'attività politica. Lordi, quant'è? Lordo è 11.000 esatti. 11.000 euro al mese. E netti quanti sarebbero? Sono 6.3. Con questi 6.3 sì. Io cosa devo pagare? Che devi pagare? Non è come un normale dipendente che alla fine del mese prende 2.000 euro e non ha spese. No, con certo. Queste 6.003 ci sono tutte le spese che devo sostenere, e cioè? Venire a Palermo, e tu sai che... Quanto costa? Spiegami, quanto costa venire a Palermo da Siracusa? A Palermo sono 600 chilometri. 600, dunque quante volte lo fai tu? Allora, per essere chiaro, io lo faccio due volte alla settimana. Cioè, quanti chilometri fai all'anno tu? Allora, io in genere all'anno faccio 96.000 chilometri. Minchia, e quanto ti costa sta roba? Allora, per essere chiaro, io faccio 8.000 chilometri al mese. Per essere chiaro, per 12 mesi stiamo parlando di 96.000 chilometri. Io avevo una macchina, una Mercedes, io ho un programma che spendo 1.600-1.700 euro al mese. Poi andiamo a scalare, 1.600-1.700 per la macchina al mese, poi? Dopodiché abbiamo l'albergo. Non vado più nell'albergo, mi sono preso un monolocale, sì. Perché 4 giorni a settimana abito a Palermo. Quanto ti costa l'alloggio? L'alloggio, compreso la pulizia, al mese, il dominio, sì. E sono 550. Stiamo parlando di un monolocale. Non la reggia, dici tu. Cioè. Dopodiché c'è la segreteria. E tutte le spese per la segreteria, significa la luce, significa il telefono, ah, significa certo. Il condominio, significa la pulizia della segreteria. Anche insomma, alla fine fai fatica ad arrivare alla fine del mese, questo hai detto, no? Con questi 6.600, diciamola chiara, io arrivo con difficoltà alla fine del mese, questo hai Ma detto. Ma perché in queste 6.600 ci sono tutti i costi? Se non sono attento... Sì. Non arriva a fine del mese. Se non stai... Ma anche perché le tue spese familiari sono notevoli, no? Io, a dire il vero, campo spesso sulle spalle di mia moglie. Ah, addirittura, tua moglie sulle spalle di tua moglie. Mia moglie fa la professoressa. Ti deve quasi mantenere tua moglie, diciamo. Mia moglie cura la gestione della casa. Io ho 3 figli, una fra le altre cose ce l'ho anche a Roma. Beh, un sacco di spese, non c'è dubbio. Sono spese, dai, io lo so, spese, su. Cioè, in banca quanto hai? No, sono in rosso. Sei in rosso in banca? Però siccome sono una persona credibile e affidabile, la banca non mi dice nulla. Ma di quanto sei sotto, scusami? Non lo so, dovevo andare a vedere. Che ne so, 10.000, 20.000, 5.000, 50? No, saranno 2.500, 3.000. Comunque sei sempre in rosso, fisso, diciamo, perché spendi tutto. Da quando facevo lirica, sì. Cioè, guadagnavi più prima? Quando facevo il professore, sì. Sì, guadagnavi di più. Anche perché quando facevo il professore, tu ti ricordi, io facevo lezione privata. Per mantenerti, diciamo, no? Per aumentare, diciamo, il reddito. Facciamo chiarezza su un'altra cosa, la questione dei matrimoni, perché è molto interessante questa cosa. Allora, tu dici, ragazzi miei, io vado a fare i matrimoni, per fare politica faccio i regali ai matrimoni. Cioè, tra le spese ci sono anche i regali ai matrimoni. Noi abbiamo anche delle spese di rappresentanza che i comuni mortali non hanno. Cioè? Tu dici, quali sono queste spese di rappresentanza? E quali sono? Guarda, un numero maggiore di matrimoni, di cresime, di battesimi, di lauree. Allora, compleanni, sono... compleanni non ce li metti? Anche compleanni. Scusa, ma perché un politico deve andare ai compleanni, alle cresime, ai battesimi, ai matrimoni? Spiegami. Sì, perché la gente ti invita. Beh, ho capito, perché ma... la gente... Allora, premesso intanto che io ho avuto 2.000 alunni, e capirai che di questi miei 2.000 ex alunni, parecchi si laureano, parecchi. Cioè, tu dici per fare politica e per prendere voti devi andare anche ai matrimoni. No, Giuseppe, non è che ti invitano chi non ti conosce, ti invita solo chi ti conosce. E chi ti conosce attiene alla tua presenza. Ma ho capito, però non è... Scusi, io ho fatto gli anni il 14 febbraio, Vinciullo, scusi. Io ho fatto gli anni il 14 febbraio. L'avevo invitata alla festa, Cruciani. Se l'hai dimenticato lei il 14 febbraio? No, io l'ho invitata, era il mio compleanno. Se lei mi avesse invitato, io non sarei venuto, così come non vado a nessun compleanno, ma le avrei fatto arrivare un regalino. E quello la prossima volta, se lo ricordi, sì, mi inviti, sì. E io sarò presente. Ma ci mancherebbe altro. Comunque, diciamo la verità, cresime, compleanni, battesimi servono. Sì, vedi, sarebbe sminuire il significato dell'amicizia e dell'affetto. Perché evidentemente la gente ti invita, sì, perché ha affetto nei tuoi confronti e perché tiene alla tua amicizia. Cioè, in Sicilia... Però perché con soldi pubblici? Non è che siamo come nel resto d'Italia. No, in Sicilia ancora abbiamo retaggi antichi. Vincenzo, la tua famiglia che dice di tutti questi sacrifici? Io ho allevato purtroppo 3 orfani,
perché i miei figli hanno... la politica è una malattia, bisogna... per te è una malattia. Hanno capito in maniera certo. brutta l'assenza del proprio padre. Brutto, brutto. E fino a un mese fa mi hanno detto sempre, lascia, metti, torna a fare il professore, stai con noi, goditi bene. Da quando è successa questa cosa, i miei figli mi dicono, vuoi a te se lasci? Anche perché i miei figli sanno quello che io faccio come lavoro e quanto loro hanno sofferto per il lavoro che io ho fatto. Vabbè. Quello che... Ma perché hanno sofferto? Spiegami, che è sta sofferenza? Pure tu soffri, mi sembra che pure tu soffri. Dici, viaggio come un pazzo, lavoro come un pazzo, loro soffrono, perché è una sofferenza continua. Cioè, sembra una cosa, sembra un disastro. No, Giuseppe, c'è di peggio nella vita. Allora, te la posso dire una cosa? Bene, c'è di peggio quando il padre muore. Ma come muore? Un disoccupato, un operaio che lavora in fabbrica, c'è di peggio, no? Ma la sera torna a casa. La sera torna a casa. Cioè tu dici, alla fine la mia qualità della vita è peggio di quella di un operaio, dici? Allora, per essere chiaro, io i miei figli, quando li vedo? Caro Vincenzo, ti ringrazio molto per questa intervista. Grazie, abbiamo spiegato tutto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Questa è Radio Id Italia. Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare. Per fare un po' di fresco, metto la finestra a vaneduzza e mi vai a riposare. Caso potenza sciogli mo pensieri, ah, un cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti. Non posso riposare. Piace stare su.
stare sola. Eh sì, dopo le bestemmie di Vinciullo, questa è pura poesia. Questa era Giuni Russo con il maestro Franco Battiato. C'è una frase che secondo me è una poesia anche in dialetto: Usuli ciase rinciomari e fanno l'amore. Cioè il tramonto. Immagina, Massimo, questi tramonti in Sardegna dove il sole scompare nel mare e c'è questa specie di amplesso. Comunque. Cambiamo totalmente tenore, passiamo alle nostre cazzate. Comunque l'Italia ha pareggiato, mi piace questo titolo molto all'italiana, per un palo anziché per un pelo, il pareggio, il palo è stato colpito da Bellotti, il mio galletto, Italia per un palo, però l'Italia c'è. Pareggio 0-0, contenti tutti. Contenti tutti, contento nessuno, tanto era un amichevole, conta più o meno come il 2 di picche quando comanda Quadri. Tutti i venerdì durante Pinocchio della Pina, Diego e la Vale va in onda Glielo Diciamo Noi, un appuntamento nel quale gli ascoltatori possono fare una sorpresa a una persona del cuore. L'ascoltatore racconta la sua storia e fornisce il numero di telefono della persona a cui vuole recapitare il messaggio che viene letto dalla Pina a sorpresa. Questa mattina il DJ Tatuzzo, con un colpo alla Ocean 12, ha rubato le voci della Pina e ha esteso lo spazio Glielo Diciamo Noi a tutto lo stivale intero. Il risultato? Eccolo qui. Io non c'entro niente, Pina. Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? Sei? Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? No, non ti voglio dare proprio niente, ciao. C'è un messaggio speciale per lei. Un altro. Pronto? Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? Io? Sempre del tu, però non so chi sei. C'è un messaggio speciale per lei. Vediamo se guardi che non... So allora facciamo così, tratta. Io te lo leggo tutto, sì, quando ho finito poi lo commentiamo insieme. No, ho poco tempo, devo ricordare per tempo, sì. Ho poco tempo. Allora, facciamo così, io te lo leggo tutto, quando ho finito poi lo commentiamo insieme. Bene, c'è scritto Anna e ci ha raccontato un sacco lei. Di cose di voi. Ci ha detto che una volta eravate al supermercato, lei voleva le comprarsi un ovetto Kinder, ha fatto così tante storie che alla fine gliene hai preso un pacco in pieno. Ci ha detto che quando era piccola andavate al ristorante e per prenderla in giro le dicevi che per non pagare bisognava far finta di andare in bagno e poi scappare. Ci ha detto che quando era ora di cena e lei era fuori a giocare, tu ti affacciavi sul balcone e la chiamavi fortissimo. Ci ha detto che ogni volta che ascolta una canzone di Venditti pensa a te e a quei viaggi in 600 in cui cantavate a squarciagola insieme. Pronto? Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? Chi parla? Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? Non lo sento. Allora facciamo così, io te lo leggo tutto, quando ho finito poi lo commentiamo insieme. Bene, c'è scritto Anna e ci ha raccontato un sacco di cose di voi. Ci ha detto che una volta eravate al supermercato, lei voleva le comprarsi un ovetto Kinder, ha fatto così tante storie che alla fine gliene hai preso un pacco in pieno. Pronto? Non ci conosciamo, io sono la Pina, possiamo darci del tu? Ascolta Pina, sono in Grecia, ti fa niente se ci sentiamo torno il 15 sera, capito? C'è un messaggio speciale per lei. Non può rispondere al campionato. Vabbè, ciao. Pronto? Non ci conosciamo, io sono la Pina. Possiamo darci del tu? Ma di, sì, di. Cosa c'è vuoi? C'è un messaggio speciale per lei. Cosa vuoi? Allora, facciamo così. Io te lo leggo tutto. Quando ho finito, poi lo commentiamo insieme. Ma cos'è? Bene. C'è scritto Anna e ci ha raccontato un sacco di cose di voi. Ci ha detto che una volta eravate al supermercato. Lei voleva le comprarsi un ovetto Kinder. Ha fatto così tante storie che alla fine gliene hai preso un pacco in pieno. Ci ha detto che quando era piccola andavate al ristorante. Non mi interessa, la ringrazio mille volte, ma non mi interessa, grazie. Quando era ora di cena e lei era fuori a giocare. Get down.
Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo, gli ultimi 5 minuti che ci restano a disposizione, vogliamo farvi ridere ancora. Comunque confermo che il PD spende 6 milioni per il sì e 1 per gli italiani all'estero per fare questo errore clamoroso di cui abbiamo parlato ieri, cioè hanno sbagliato l'indirizzo di basta un sì e hanno scritto tipo basta usi e chiaramente l'opposizione ha comprato quel dominio e ha, diciamo, elencato all'interno di quel dominio tutte le ragioni del no. Ragazzi, così come ha vinto Trump, la mia previsione risulta diciamo quasi palese, vincerà dopo aver vinto Trump, vincerà il no, ma non accadrà purtroppo nulla di clamoroso, perché la mia previsione è che con una tecnica abile di deviazione dell'opinione pubblica inizierà a cavalcare altre battaglie, gli immigrati, i clandestini, io li chiamo. Non mi rompete i coglioni se li chiamo clandestini. E poi cosa ci abbiamo? La lotta con l'Europa, perché il terremoto non lo vogliono mettere. Ma mi faccia il piacere. Comunque voglio parlare anche in settimana, non so se siete d'accordo, su alcuni personaggi che ogni tanto ci sembrano super partes, tipo Ezio Greggio. Però vi ricordate quella faccenda di un patteggiamento per svariati milioni di euro, elicotteri, intestate? Cercheremo di capirne un pochettino di più. Facciamoci due risate con questo contributo dal titolo Wonderland. Dai, Wonderland. Adesso sentiamo le bestemmie nel blocco di Wonderland. No, non sentiamo bestemmie, è tutto bippato e pulito. Wender ha realizzato un altro blocco dal titolo Wonderland, dove casualmente c'è un veneto che inveisce contro uno più potente di lui. Dai, andiamo con le religioni. Ah, amici, torna Wonderland, l'appuntamento di scherzi telefonici con le voci campionate da Fime e da altre vittime. È una catena di Sant'Antonio continua e all'infinito. E infatti ieri abbiamo messo un episodio fantastico di Veneto Man. Ma oggi, ragazzi, batteremo qualsiasi record, perché un ascoltatore dello zoo mi ha dato il numero di telefono del padre di Veneto Man. E adesso farò la grande sfida: Veneto Man contro suo padre. Siamo pronti? Andiamo! Veneto Man, Veneto Man, invincibile sei tu, sei il terrore di tutti i meridionali. Veneto Man, Veneto Man, la bestemmia partirà, è più magica del magico sarà. Ma non è magica! Aia, aia, il telefono agitore. Nervoso, nervoso. Pronto? Pronto? Padre contro figlio, Sì? Pronto? Pronto? Ma chi è? Ah, non lo so chi ha chiamato. Mi dica come mi chiamo. Vede, io mi chiamo Luca. Tanto stupido che te sei. Tanto stupido che te sei. L'ha riconosciuto. Avviare i motori! Pronto al decollo! Trasformazione in Veneto Man! Agganciamento avvenuto! Ma di che parla? Santa Roma, hai detto un tu boia! Vieni qua, dai! Vieni qua, Luca! E visto che stavo al primo piano, te metti sotto e ti dico ciao, sono qua! Tira fuori, tegate, piso d'osso, brutto onto! Ma quanto sei stupido! Ma vedi quanto stupido che sei! Non ti rendi neanche conto quanto stupido che sei! Non è che frighi più di tanto, sa? Perché le ripeto, io abito in Veneto. Dimmi dove? Abito dimmi in provincia di Padova. Dimmi dove, dai, dammi l'indirizzo che vengo a trovarti, dai! Dammi l'indirizzo! Disonesto, madre puttana, onta, coda! Avviare i motori! Cosa tanto gli hai, adesso sei questa casa, che casa è che ti vuoi da me? Trasformazione, padre, di Veneto Man.
Nemo Luca di cazzo di caricare qua qua gente. No, sai che cos'è? Ascolta, se fa tanto il simpaticone, le dico che è probabile, molto probabile che lei che ha sbagliato persona. Ma chi è che parla? Vede, io mi chiamo Luca. Luca cosa? Io abito in Veneto. Trasformazione, padre di Veneto Man. Pronto al decollo. Mi fa un piacere scaricare, porco comodo, ci do in taga 3. Abito in provincia di Padova. Cosa? Abito in provincia di Padova. No. No. Famiglia nervosa. Veneto Man, la bestemmia partirà. È più magica del magico sarà. Bene amici, anche per quest'oggi siamo riusciti a chiudere una puntata. Avevo in programma una ascoltatrice sedicente da Milano, però insomma col chiaro accento pugliese, che dichiarava: io amo il cazzo. Che ne pensate? Magari la proponiamo domani? Benissimo, e allora ci sentiamo domani con questo slogan, una donna che perlomeno senza ipocrisia dichiara apertamente di adorare la verga, il marrugio, la minchia. Upisci, a domani. Un saluto amici. Speciale agli amici di Radio ID Italia.